Buona giornata. Oggi nella messa reciteremo i primi sette versetti di un lungo salmo, a più di 40 versetti, il salmo 104 o nella Bibbia numero 105. Questo salmo è un inno che viene proclamato dalla comunità di Israele quando si riunisce nel tempio a pregare, rinnova la sua fedeltà all'alleanza, è una preghiera che anche la comunità cristiana eleva. Ascoltiamo il Salmo. Cantate al Signore, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie, gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Voi stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto. È lui il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. La preghiera inizia con degli inviti molto insistenti, cantate, inneggiate, cantate. La preghiera comune del popolo è prima di tutto inno, canto. Il canto indica partecipazione, coinvolgimento. La preghiera comune non è incontro a cui si assiste, ma canto a cui si partecipa con gioia. Il canto è il modo in cui si vuol dare gloria a Dio. Gloriatevi del suo santo nome, del nome di Dio. È Lui il nostro Dio. È il canto l'espressione della gioia. Il Salmo ricorda questa gioia. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Ecco, la condizione che rende vera e gioiosa la preghiera comune, che altrimenti può essere ripetizione inutile di parole, è avere un cuore che cerca il Signore. Infatti il ritornello che ci viene proposto e che dovrebbe accompagnare la nostra giornata è ricercate sempre il volto del Signore. Che cosa vuol dire ricercare il volto del Signore? L'espressione della preghiera di Israele, condensata nelle parole cercate il Signore, vuol dire innanzitutto partecipare alla liturgia, alla preghiera comune nella casa del Signore. È importante unirsi agli altri nella preghiera. Se è vero che è importante la preghiera personale, altrettanto decisiva è la preghiera comune. La preghiera comune ha la caratteristica del canto, della gioia, ma anche della meditazione. Ecco, infatti cercare il Signore vuol dire meditare e meditare vuol dire ricordare le meraviglie che Dio ha compiuto. Meditate tutte le sue meraviglie, ricordate le meraviglie che Dio ha compiuto, i prodigi e i giudizi della sua bocca. Anche Gesù dirà l'importanza del ricordo. Anzi, specificherà che egli manderà il Consolatore, lo Spirito Santo, ed è lo Spirito Santo che ci fa ricordare tutto ciò che Gesù ha compiuto, le sue parole, le sue azioni, e le renderà vive, attuali, attraverso il ricordo della nostra vita. Dunque, il primo oggetto della nostra meditazione, se vogliamo cercare il volto del Signore nella preghiera comune, è quello del ricordo. E infatti il Salmo è un grande salmo di memoria che fa ricordare i 40 anni trascorsi dal popolo nel deserto, ma prima di tutto fa ricordare due elementi essenziali. Il primo è ricordare che siamo stirpe di Abramo. Abramo è il servo di Dio, colui che ci insegna ad aver fede. Ci ricorda anche che siamo figli di Giacobbe. Ecco, questa è la nostra origine. Poi ricorda anche un altro elemento decisivo. È Lui il Signore, il nostro Dio.
Dio è il nostro Dio, è il nostro Signore. Questa è la formula dell'alleanza. Dio si è legato a noi con un patto e lui è fedele a questo patto. E il Salmo poi si distende ricordando tutto ciò che Dio ha fatto per mostrare la sua fedeltà. È venuto incontro al suo popolo. Noi, comunità cristiana, ricordiamo le parole dell'alleanza legate all'Eucaristia. Questo è il sangue della nuova alleanza. Per comprarci, cioè per farci suoi, Gesù ha pagato usando il suo sangue, cioè donando la sua vita. Ricordiamo, meditiamo questo volto del Signore che si dona per noi. Ricordiamoci con quale prezzo siamo stati comprati. Oggi rimane a noi l'invito dunque a cercare il Signore meditando ciò che Egli ha fatto per noi. E questo invito si concretizza ricordando la vicenda di Israele, che la prima lettura presenta attraverso le parole del profeta Osea. Osea annuncia a Israele: eravate vite rigogliosa che dava sempre il suo frutto. Ma più era abbondante il vostro frutto, più moltiplicavate il vostro peccato. Osea ricorda che Dio mostra un volto buono, ti rende vite rigogliosa, ma poi tu puoi rovinare tutto con il tuo peccato. Ed ecco allora l'invito del profeta: è tempo di cercare il Signore finché Egli venga su di voi e diffonda su di voi la sua giustizia. Ancora una volta risuona questo invito: è tempo per noi di cercare il Signore, di meditare, di ricordare le grandi cose che ha fatto per noi e partecipare con gioia alla preghiera comune nella casa del Signore. Portiamo questo invito pressante: cercate il Signore per rimanere vite rigogliosa. Oggi sentiamo anche la parola che ci fa ricercare, meditare, cioè nel ricordo, ciò che Gesù ci insegna oggi. Oggi il Vangelo presenta la chiamata dei discepoli. Gesù chiama a sé 12 discepoli e li costituisce apostoli. C'è proprio l'elenco dei nomi. Cioè, quelli che stavano sempre con lui sono anche però inviati. Sono inviati alle pecore perdute di Israele. Bello, questa aggiunta che il Vangelo porta oggi alla nostra meditazione. Impariamo da questo Vangelo che se dobbiamo noi ricercare il volto di Dio attraverso la nostra meditazione, attraverso il nostro ricordo, è anche vero che Dio viene in cerca di noi. Viene in cerca di chi è perduto, della pecora perduta. Ricerchiamo il Signore perché Egli per primo ci cerca. È bello anche sottolineare che la ricerca Dio la fa attraverso persone che chiama a stare con sé per poi inviarle. Ringraziamo che i primi chiamati hanno detto di sì e da lì è iniziata una ricerca. E anche noi siamo stati cercati, fatti cristiani all'interno di questa grande corrente che è iniziata con gli apostoli. Ma anche domandiamoci: il Signore chiama anche me per partecipare alla ricerca di chi è perduto?